Signori, buongiorno, siamo arrivati a Praga dopo quasi 3 ore di Flixbus di merda, dove bambini che piangevano, che rompevano i coglioni, dove gente che... dove il catarro in gola a tirare su col naso, ma vi hanno insegnato a vivere, porca di una puttana, un po' di civiltà, stare in mezzo alla gente, gente che continua a tossire, figa, siete malati, state a casa vostra, teste di cazzo. Oltretutto, appena fuori dalla stazione, cemento, polvere, casin, impalcature, disastro, casin, devo andare all'ostello perché ho una fame assurda, devo andare in bagno, non ce la faccio più. Ok, siamo arrivati in ostello, bella grande la camera, mi hanno fatto scegliere a me il letto che volevo, ovviamente tra quelli liberi, devo chiedere il lucchetto in come cazzo si chiama, la hall. Siamo proprio in centro per arrivare qua, c'è un casino di gente, neanche a Roma ho visto tutta questa gente. Mi avevano detto dormitorio da 12 letti, sono 6, penso vada meglio, c'è meno probabilità di trovare gente che russa e robe varie. A few moments later. Mi si stanno sbloccando un bel po' di ricordi perché io qui ci sono già stato, avevo 18 anni appena fatto. Era in quinta superiore e ho già riconosciuto diversi posti che ho visto, quindi un po' di brio c'è. Durante il video magari proverò a tirare fuori delle foto che ho fatto 7 anni fa con i miei vecchi compagni di classe che saluto e confrontarle magari con la stessa identica foto che proverò a farmi oggi o domani. Beh, partiamo col dire che la storia di Praga inizia più o meno tra il 700 e 800 d.C. con l'insediamento dei Boi, una tribù celta dal cui nome deriva quello di Boemia, ovvero il nome di questa zona, che furono i primi ad occuparla. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, dopo la caduta dell'impero austro-ungarico, venne fondato lo Stato della Cecoslovacchia, con Praga capitale. Ma soltanto nel 1993, dopo la divisione dei due stati di cui facevano parte Repubblica Ceca e Slovacchia, Praga divenne la capitale della Repubblica Ceca. Il fiume che divide in due la città si chiama Moldava, e non è una ragazza. C'è anche una parte un po' più alta, una piccola cittadella, dove andremo sicuramente o domani o dopodomani, ma vedrete anche quella, tranquilli. Day 2. Signori, buongiorno. Oggi dov'è che iniziamo? La prima tappa è stata la piazza centrale, la piazza vecchia, la piazza della città vecchia di Praga, dove è presente l'orologio astronomico più bello e più antico del mondo. Sta per scoccare l'ora, come vedete, c'è un pochino di gente davanti l'orologio astronomico. Io riesco a inquadrarvi quello che riesco. Oh my god. Wow, tutti stupiti, ma figa, una cagata, ma boh, secondo me non vale la pena che ci sia tutta sta gente qua a far video, foto, ma che cazzo è sta roba qua, figa, sono 3 statuette che fanno avanti e indietro, è o non è uno spettacolo passare per di qua? Beh, che andiamo sul ponte. Guardando su Maps ho visto che appena arrivati nella città nuova, giù dal Ponte Carlo a sinistra, fai 2 minuti a piedi e arrivi al muro di Lennon, che praticamente è questo muro con tutti questi graffiti e messaggi con slogan di pace, con obiettivi, diciamo, politici durante il periodo comunista. La parte, tra virgolette, nuova della città, sì, comunque è subito a strapiombo sul fiume, possiamo dirlo, perché è subito tanto montuosa. È un po' sullo stesso stile di Budapest, che la parte al di là del Danubio, solo che qua si tratta del Moldava, è subito alta, e sotto ti ritrovi subito il Danubio. Comunque non vedo l'ora già del prossimo viaggio, che sarà con una persona che è già venuta via con me, che sarà in un posto in cui sono già stato, ma sarà vissuta in modo diverso, anche perché...
C'ho l'attrezzatura nuova qua per fare i video, quindi vedrete video molto più fighi. Seguitemi su Instagram per sapere dove. Siamo arrivati sopra al castello. Qui troviamo diverse attrazioni di Praga, tra cui una vista sulla città vecchia e anche sulla città nuova. Gente che suona. Io vorrei però che ci fosse una cazzo di fontanella, perché ho sete e non spendo 3 euro per una bottiglietta di acqua, come ho già visto. Lì dietro dovrebbe esserci il Duomo. Andiamo dentro, solo che come al solito non si possono fare foto e video. Bah, c'è il cartello che non si possono fare foto e video, ma io vedo chiunque fare foto ovunque. Toccherà anche a me allora. Cattedrale in stile gotico, anche se è stata fatta in epoca abbastanza più avanti rispetto al periodo, quello che era il gotico, è stata fondata nel 1344 e finita nel 1929. Qui sono stati sepolti i santi Vito, Venceslao e Adalberto. Voi chiamereste mai il vostro figlio Adalberto? La cattedrale infatti si chiama anche Cattedrale di San Vito in onore del santo che è stato sepolto qui. Comunque è veramente impressionante, cioè da vicino non rendeva tanto perché eravamo appiccicati all'entrata, ma appena ti sposti un po' è veramente enorme, oltre ad essere veramente bella. Poi c'è la parte, diciamo, iniziale, che è di questo marroncino chiaro, la parte centrale che c'ha delle parti in oro, la parte invece finale dove ha le cupole in quel verde acqua, quindi molto variopinta, oserei dire esotica. Datemi una fontanella potabile, no sta roba qua. Stiamo per addentrarci all'Etna Park, è un parco esattamente di fianco al castello, ovviamente giù, e di fianco, indovinate un po' cosa andiamo a vedere, l'Etna Stadium, che è esattamente lo stadio dello Sparta Praga. Non so se sia una buona scelta andare per di qua, quanto cazzo è ripido sto parco, neanche montagna così tanto, io voglio solo una fontanella. Guarda che bello, meglio del castello, guarda dove vi ho portato, wow, iscrivetevi, eccolo, Mario! Bella esotica. Qui mi lasciano far foto, video di tutto quanto. Altro che in Albania che ti pedinavano fino al buco. Grazie Billa. Più o meno vicino a questo ponte qua, ma dalla parte di là, quindi dalla parte della città nuova, vicino al parco, io 7 anni fa mi feci fare una delle mie foto tuttora preferite, dove io venni meglio, cioè, e ce ne vuole perché io venga bene in una foto, perché mi piaccia. Guarda, guarda che belle barche qua che passa sotto. Guarda che belle. One hour later. Allora, mi è appena successo un bel inconveniente. Sono andato al Lidl per prendermi qualcosa da mangiare, dato che ho un budget limitato. E nel reparto panificati c'erano queste specie di calzoni, io pensavo avessero uno formaggio, uno mozzarella, uno pomodoro. Li ho presi tutti per variare, insomma. Vado fuori, mangio, porca puttana. Quello che credevo avesse formaggio era la crema. St'altro panna e l'altro marmellata. Cioè, io sono incazzato nero, volevo fare un pranzo salato, avevo voglia di quella roba là. E no che mi passano iperdose di tutti questi dolci. E applausi. E il famoso prosciutto de Praga, cotto al momento. Guarda quanta gente. Sì, vai cavate. Allora, dovrei essermi informato. Se passeggiando per Praga vi capiterà di imbattervi in un sacco di coffee shop dove vendono marijuana, beh, semplicemente perché qui credo di aver capito che con una tot quantità di CBD, che è quello che ti fa venire il... sia legale, ma qui è, non in Italia. Quindi se qualcuno mi chiede souvenir di qualcosa, col cazzo che glielo prendo. Infatti tantissima gente viene a Praga per codesto motivo, e la Repubblica Ceca insieme all'Olanda è stata una tra i primi stati a legalizzare questa cosa qua, in modo diverso però, l'Olanda completamente, mentre la Repubblica Ceca con un livello di CBD dentro l'erba inferiore, che in gergo comune sarebbe l'erba legale. Day 3. Signori, buongiorno, oggi è il mio terzo giorno a Praga, mangeremo qualcosa di tipico poi. Titi, mi pregunto se te gomuccia novia. Muccia novia. Per chi fosse interessato, diciamo, la parte religiosa della città, vicino al Ponte Carlo c'è il cimitero ebraico e la sinagoga spagnola. Mentre spostandosi verso la parte opposta, vicino al Museo Nazionale, trovate, secondo me, il monumento uno tra i più belli di tutta Praga, ovvero la sinagoga del Giubileo. Qua ricordo di esserci entrato quando era a scuola, veramente un monumento pazzesco, bellissimo. È stato fatto nel XX secolo in stile Art Nouveau ed è veramente uno dei miei preferiti qui. One eternity later. Allora, siamo completamente fuori dal centro. Non sono infatti convinto di quello che sto andando a fare, ma sto andando a vedere
la casa danzante, praticamente una casa curva, curva del somare, perché sei completamente fuori. Saluto comunque mia mamma, perché mi ha rotto il cazzo lei per venire fino a qua. Au. È ora della merenda tra un po'. Ma figa, è possibile che sono appena uscito, perché ero stato un attimo su in hostel a riposarmi un po', a ricaricare il telefono, eccetera. Sono uscito, sta iniziando a diluviare, devo ritornare dentro. 12 seconds later. La città si è rianimata. Beh, andiamoci a prenderci questo Treadlenik allora. Questo Treadlenik è, diciamo, un rotolo di pane praticamente con sciolto sopra lo zucchero e la cannella, cotto su questo bastone sopra e bronze, ma non è tipico ceco come si può intuire facilmente. Però la maggior parte di Treadlenik li troverete qui a Praga, in Repubblica Ceca, e non nei loro luoghi natali, ovvero in Slovacchia e in Ungheria. Ok, preso il Treadlenik, più o meno 3 euro, ho voluto prenderlo normale, senza cioccolato, senza fragole, senza panna, senza gelato, senza cazzi ammazzi, proprio per sentire qual è il suo vero gusto. Sono 3 euro buttati nel cesto, sala pan e zucchero. Non prendetelo. 3 hours later. Allora, sono appena stato insieme a un ragazzo che ho trovato qua, che è il mio stesso ostello in camera mia, in un ristorante che aveva detto che su YouTube era cheap, era economico. Economico un cazzo. Very very expensive. Adesso stiamo cambiando ristorante. Ci siamo seduti, abbiamo guardato, siamo scappati. Ok, siamo in un altro ristorante tipico questa volta. Siamo seduti di fianco ad altra gente. Abbiamo preso il menù tedesco perché quello l'inglese non c'era. Guarda qua, tutto tedesco. Voglio una bella bionda, anzi voglio una bella birra nera. Allora, so che non si vedrà niente, ma siamo aperto, sto mangiando una specie di cotoletta, anzi credo proprio sia una cotoletta, veramente buona, bella crunchy, bella croccante, con patate, con speck e cipolla, un po' di prezzemolo penso anche sia sta cosa verde, e poi una birra nera, ci sta, dai, buono sto cibo. Allora, di quella cosa là che abbiamo mangiato, totale 13 euro, ci stava, cibo tipico, nulla di così eclatante, però buono, dai, ci sta. Giretto notturno per la città, sono stufo. Signori, buongiorno, ultimo giorno, anzi ultima mezza giornata in Praga. Noi qui ci salutiamo, devo dire una delle città più belle che io ho visto finora. Tutto sommato è una città pulita, non c'è brutta gente, anche se qualche zingaro, qualche senza tetto, qualche imbriagon lo trovi sempre. Anche se la loro moneta, che è la corona ceca, vale meno dell'euro, perché più o meno 23 corone ceche equivalgono a un euro, questo non significa che sia una città economica. Un kebab costa 7-8 euro, un semplicissimo kebab. Babbe, da noi in Italia molto meglio, una margherita costa 7-8 euro, e non sto parlando del super ristorante lussuoso, beh, ho fatto bene, sto parlando della pizza fatta dai kebabari. Penso che 3 giorni in questa città bastano per vedersela veramente con calma e fatto bene, senza troppa fretta. E per concludere direi che il mio primo viaggio completamente da solo è andato molto molto bene, mi è piaciuto veramente tanto, perché a parer mio conoscere nuova gente e imparare, insomma, a cavarsela da solo in giro è molto importante per la crescita personale, e soprattutto bisogna sapere bene l'inglese, non come me, però questo ti aiuta a conoscerlo sempre di più. Quindi qui da Praga è tutto, mi raccomando lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, perché ovviamente vi sarà piaciuto, e se non l'avete fatto iscrivetevi, perché siamo veramente tanti che guardiamo i video ma pochissimi siamo iscritti. Ragazzi, cliccate col tasto che non vi costa niente. Dalla piazza della città vecchia di Praga è tutto, baci, abbracci e spuaci, au.